ragazzi, meno male e per fortuna ci siamo. Non ce la facevo più, ragazzi, e penso a tutti gli amanti del calcio, soprattutto perché c'era la sosta e la nostra amata Serie A non c'era. E ora, per fortuna, ragazzi, si rinizia con la terza giornata e io, come al solito, non potevo non portare i pronostici appunto della terza giornata di Serie A. Ragazzi, iniziamo subito, vi saluto, buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questo nuovo video da LOL Fan. Ragazzi, ci sono tante sorprese questa giornata, sono partite interessanti come il nostro grande Napoli che giocherà contro la Sampdoria, poi c'è Fiorentina-Juventus. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito ragazzi. Si inizia domani alle ore 15, anticipo del sabato, Fiorentina, Juventus, ragazzi. Allora, qui ho fatto un pronostico, comunque era difficile pronosticare. Io ho messo un X2, cioè o pareggiano o vince la Juventus, ragazzi. In primis dico che a parer mio, non dico che sarà stradifficile vincere vincere contro la Juventus per la Fiorentina, ragazzi, però comunque conosciamo la Juventus, un Higuain, un Ronaldo, cioè hanno giocatori decisivi che la possono buttare dentro, ragazzi, facilmente. Non dico che la Juventus domani vincerà facilmente appunto al Franchi, ragazzi, che la Fiorentina è vero che queste due partite le ha toppate tutte e due, col Genoa ha perso, col Napoli ha perso offrendo una grandissima prestazione, però comunque non credo che la Fiorentina comunque la farà passare, comunque farà passare liscia alla Juventus, che giocando in casa, come Missa l'ha detto, noi ci proveremo fino alla fine, dobbiamo vincere assolutamente. Però a parer mio non credo che ci possa essere una vittoria della Fiorentina, o un pareggio o vince la Juventus, staremo a vedere ragazzi. Eccolo qua, il Napoli, il nostro grande Napoli, ragazzi, c'è il Napoli-Sampdoria. Allora io qui ovviamente non è perché sono così fazioso, che non, diciamo, sinceramente io sono obiettivo, non mi piace essere fazioso, però comunque non da tifoso ma da obiettivo pronostico che il Napoli a parer mio vincerà, e lo spero ragazzi, vi faccio una grattata ovviamente perché è sempre difficile fare pronostici della propria squadra del cuore. Però ragazzi, il Napoli è superiore, il Napoli è superiore alla Sampdoria, questo lo sappiamo. Ovviamente la Sampdoria domani si giocherà comunque il tutto per tutto, e ovviamente contro il Napoli, ragazzi. Domani noi faremo un grande, un ampio turnover, l'ha detto anche Ancelotti in conferenza stampa, perché poi abbiamo anche il Liverpool, ragazzi, in Champions, speriamo bene. Siamo pieni di calcio, ragazzi, in questa settimana e la prossima, ragazzi. Però comunque io credo che, e spero che il Napoli vinca, e niente, quindi una vittoria del Napoli, ragazzi. Non so se 3-0, noi minimo dobbiamo vincere assolutamente. Abbiamo 3 punti, una l'abbiamo persa, una l'abbiamo vinta, che non è che abbiamo giocato un granché. Bisogna vincere a tutti i costi. La prossima partita, ragazzi, Inter-Udinese. Qui non è che ci ho pensato troppo, ragazzi, ma cosa bisogna pensare? A parer mio l'Inter se la porterà a casa, non diciamo così facilmente, perché non strafacile, però comunque ragazzi l'Inter è molto più forte dell'Udinese. Udinese che comunque ha 3 punti, una vinta contro il Milan, nella seconda che ha perso 3-1 contro il Parma pur in casa. E però l'Inter, ragazzi, Lukaku, Sanchez, roba varia, Lautaro Martinez, e se la porterà a casa per il mio senza troppi problemi. Andiamo avanti ragazzi, Genoa-Atalanta, ragazzi. Allora questa comunque è una partita interessante perché ci potrebbe essere parecchie rimonte. L'Atalanta che ha 3 punti, rimonta contro la SPAL, poi perdeva col Torino, ha fatto una rimonta e poi ha perso in casa contro il Torino per 3-2. Quindi questa potrebbe essere una buona, diciamo, potrebbe essere una grande partita, perché il Genoa ha battuto, ha battuto la Fiorentina per ben 2-1 in casa. E però comunque ragazzi, qui non mi sento di dire chi vincerà tra le due squadre, ma secondo me un gol entrambe le squadre lo segneranno, ragazzi. Un gol il Genoa e un gol l'Atalanta. Allora, per quanto riguarda Brescia-Bologna, ragazzi, facciamo subito. Io non l'ho pronosticata, vi consiglio di non farla, assolutamente di non puntarci sopra, perché è una partita, può uscire di tutto. Brescia che gioca in casa, Bologna che comunque potrebbe sulla carta superiore, però comunque sì, diciamo superiore, ma non tanto,
però quindi è difficile da pronosticare, ragazzi, quindi vi consiglio di non giocarla. Poi per quanto riguarda l'altra partita, ragazzi, Parma-Cagliari, questo comunque sono stato in dubbio, una partita comunque non facile, anche questa da pronosticare. Io rischio, ragazzi, io la rischio, ho messo un X, cioè un pareggio. Quindi secondo me non so se 1-1, se 2-2, ma ragazzi, un pareggio. A premio ci possono stare meno più di due gol, e poi fu così che finì 0-0, però comunque ragazzi, io la rischio, secondo me un pareggio ci può stare. Questa è una partita che bisogna fare molta molta attenzione. Il Cagliari che proviene da due sconfitte consecutive in casa, quindi non credo che starà a guardare, però il Parma, ragazzi, in casa sappiamo che è forte e ha vinto comunque l'ultima contro l'Udinese e niente, e poi perdendo la prima contro la Juventus e niente, ragazzi, io la rischio un pareggio. Poi per quanto riguarda l'altra partita, ragazzi, Spal-Lazio. Allora, questa comunque è una bella partita. La Lazio che ha tutti i favori del pronostico, assolutamente, pur giocando comunque in trasferta, ho messo un X2, cioè o pareggiano o vince la Lazio. Difficilmente a parer mio possa vincere la Spal, ragazzi, proviene da due sconfitte consecutive. La Spal ovviamente non starà a guardare, giocherà in casa, e quindi diciamo che la Lazio potrebbe portarsela a casa senza troppi problemi, ma non strafacile, ragazzi. Però comunque potrebbe accadere un pareggio. Però la Lazio, a parer mio, è superiore, ragazzi. Andiamo avanti. Roma-Sassuolo, ragazzi. Questa comunque potrebbe essere, diciamo, una partita agevole per la Roma. Potrebbe essere la Roma che si è comprato anche a Mkhitaryan. E quindi, ragazzi, la Roma che giocando in casa ha tutti i favori del pronostico, io ho pronosticato un 1, la Roma vincerà, ragazzi, ma bisogna, secondo me i romanisti stanno dicendo bisogna soltanto vincere, come quello del Napoli, ragazzi, come il Napoli, stesso discorso. Sassuolo che è vero, diciamo che la prima ha perso contro il Torino e poi la seconda ha vinto per ben 4-1, tripletta di Berardi contro la Sampdoria, ragazzi, però la Roma giocando in casa secondo me è superiore al Sassuolo. Poi chi lo sa, ragazzi, a parer mio vincerà la Roma. Poi per quanto riguarda Verona-Milan, ragazzi, questa potrebbe essere una partita agevole per il Milan, ma non si sa mai, giocare a Verona non è facile. Io ho pronosticato o pareggiano o vince il Milan, ragazzi. Perché vedo difficile una vittoria del Verona, anche se il Milan sul piano del gioco, ragazzi, non è iniziato benissimo, 3 punti solo, che ha vinto contro il Brescia, ma a stento, ragazzi, non è che abbia fatto questa grande prestazione. La prima l'ha persa contro l'Udinese con gol di Becao, e quindi non so, però comunque io do fiducia al Milan in questa giornata, secondo me o un pareggio ci potrebbe stare, ma secondo me il Milan ce la potrebbe portare anche a casa. Poi l'ultima partita lunedì, Monday night, ragazzi, Torino-Lecce. Qui non ci ho pensato più di tanto, a parer mio il Torino vincerà, farà 3 su 3, Torino giocando in casa a favori del pronostico, ed è più forte comunque, ragazzi, è superiore sulla carta a Lecce. Lecce che secondo me non starà a guardare, assolutamente, le ha perse due, una in casa contro il Verona e un'altra contro l'Inter per ben 4-0. Però non sarà a guardare, però secondo me alla fine la spunterà il Torino e la vincerà, ragazzi, questa partita. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Siamo finiti qui, ragazzi, i pronostici. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi e un bel commento se non volete, non fa nulla. Vi lascio qua sotto in descrizione il mio canale Telegram per aggiornarvi su tutti i miei video che pubblico. Finalmente è ritornata la Serie A, ragazzi. La sosta è finita, ringraziando Dio. E niente, speriamo bene per il nostro grande Napoli, sempre e comunque Forza Napoli, è sempre bello dirlo, ragazzi. Buona serie a tutti e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Volevo annunciarvi una cosa che non so se riuscirò a fare tutti i post partite di tutte le partite, ragazzi, del Napoli lo farò, penso che la vedrò comunque perché non ci sarò a casa sabato e domenica, quindi non so se riuscirò a fare tutti i post partite, non vi prometto nulla, cercherò di fare il massimo, ragazzi, lo sapete. E niente, perché comunque a me piace parlare di calcio e nulla. Ciao a tutti, buona giornata e sempre Forza Napoli.